eccoci arrivati alla quarta puntata di Liguria Live, puntata attesissima e ricca di novità. Inizieremo la nostra serata al Planet, per poi spostarci al Caribe, al Macò e infine al Virgo. Sigla! Siamo a Genova in via Trento, stiamo per entrare al Planet, andiamo a divertirci! Life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Siamo con Luca, il proprietario del Planet. Luca, com'è nato il Planet? Il Planet è nato 6 anni fa da una mia idea di ex PR nel mondo della notte. Ho preso questo locale e ho fatto un mix di tante cose, essenzialmente ristorante e pizzeria, e giovedì, venerdì e sabato facciamo anche il disco bar con delle promozioni a tema, con delle cose studiate sera per sera che si vedono giovedì, venerdì e sabato. Quindi un locale a 360 gradi, bar, ristorante, pizzeria, disco pub, insomma... un locale ben strutturato. Quali sono le serate che organizzate? Allora, le serate sono, il locale è aperto tutte le sere e soltanto giovedì, venerdì e sabato facciamo anche il disco bar, dove giovedì la caratteristica è quella del 2 per 1, cioè prendi un drink e ne bevi due. Il venerdì facciamo diverse feste a tema che ci siamo inventati negli anni, e il sabato, la grande novità di quest'anno, si chiama il sabato delle donne, dove a tutte le donne che entrano gli offriamo un ciupito di benvenuto, e poi per ogni drink acquistato hanno un altro ciupito in omaggio. Quindi torneremo sicuramente di sabato allora. Ok. Claudio, qual è il cocktail più richiesto qui al Planet? Allora, senza dubbio è il Nebbia Ipnotica, che è una cosa che ho inventato io, è una cosa che può andare bene sia in inverno che d'estate, col ghiaccio spezzato, un po' di liquore al caffè, un po' di amaretto, un po' di crema di whisky, insomma... Sembra buono, me ne prepari uno? Come no, sicuramente. Le telecamere di Liguria Live sono arrivate al secondo locale della serata. Entriamo a scoprire la notte latina del Caribe. Del Caribe, che si chiama? Rocco Mariani.
Rocco, com'è nata la tua passione per il mondo latino? Ormai è una cosa vecchia, sono 17 anni che io faccio latino a Genova, credo di essere stato uno dei primi, mi sono appassionato a tutto questo e quindi è proprio un amore viscerale. E quello che posso dire è che tutti coloro che fanno latino a Genova sono passati dalla mia scuola o dai locali dove io proponevo delle cose, quindi è una bella soddisfazione. Al Caribe sappiamo che organizzate tantissime serate, tantissimi eventi, tutti diversi. Mi parli di queste serate? Guarda, ci vorrebbe veramente tantissimo da dire. Diciamo soltanto le prime due cose. Ora, questa sera l'inaugurazione la facciamo con i Tropical Jam, che è uno dei gruppi più bravi al mondo, sicuramente. Settimana prossima, di venerdì sera, avremo un raduno, il primo raduno di Latin Hustle in Liguria, con Graziano Boggiani dei DEG, anche questo è un gruppo veramente molto importante, e al sabato c'è un gruppo importantissimo, si chiama Ansima Production, in questo gruppo ci sono Marco Ferrigno, Mauro Tomatis, Giuseppe Benighieri, più tutte le ballerine, fanno uno spettacolo veramente bellissimo e nuovo. Il primo di ottobre abbiamo in anteprima mondiale lo spettacolo di Swing Eyes, che anche loro fanno uno spettacolo veramente bellissimo, mi fermo lì perché sennò chissà quante altre cose, ci vorrebbe troppo tempo. Vabbè, sicuramente le telecamere di Liguria Live verranno a riprendere queste serate meravigliose. Beh sì, anche perché è giusto poter certificare, far vedere le cose belle che riesce a proporre anche Genova, anche perché se no le persone per vedere questi spettacoli dovrebbero andare o a Milano o a Torino o da altre parti, mentre invece noi riusciamo a portarli qui a Genova perché la nostra passione per il ballo, per la musica latina è veramente tanta e a noi fa piacere proporre queste cose. Dal 3 di ottobre poi ricominciamo anche i corsi di ballo, ne prepariamo tanti e queste cose qui, quindi a noi fa piacere far vedere della musica latina, dei spettacoli di latino di qualità, con i migliori artisti. Con Max, che fa parte del gruppo Tropical Jam di Milano. Max, com'è nata la tua passione per il latino? Ma diciamo la mia passione era in generale per il ballo a discoteca, dopodiché ho fatto qualche serata latina, mi è piaciuta, 2-3 anni di hobby e casualmente è diventata la mia professione. Quindi uno dei sogni più belli, dalla passione farla diventare la professione, una delle cose più belle. Siamo in compagnia di Fernando Sosa. Chi è Fernando Sosa? Ciao. Ah, proprio così, partiamo. Allora, io sono leader del gruppo Tropical Jam, che è nato nel 2000, quando ancora il movimento salsero era un po' vergine di spettacolo, diciamo, quindi ho avuto la fortuna di avere grandi maestri che mi hanno indirizzato in questo mondo latino, ed è dal 2000 che faccio coreografie e che tento di portare la cultura avanti, diciamo così. Com'è nata la tua passione per questa musica, per questo ballo? Allora, nasce da piccolo, comunque dalla famiglia. Io sono uruguaiano e quindi un po' mia mamma, mio papà, mia nonna, così. Poi coltivata professionalmente in Italia da un maestro cubano che si chiama Alberto Valdés, che mi ha dato un po' la passione e mi ha dato l'indirizzo tecnico, diciamo, per cominciare tutto questo. Eccoci arrivati in una delle discoteche più belle di Genova. Stiamo naturalmente parlando del Macò. Andiamo! I wanna love you tonight. Give me everything.
my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'ma give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Bye. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get serata al Macò targata Golden Group. Sì, diciamo che questa è stata la prima nostra inaugurazione dell'inverno 2011-2012. Non potevamo inaugurare meglio con questo successone targato Macò e firmato Golden Group. Com'è andata la stagione estiva? La stagione estiva è stato un grossissimo successo, ho firmato Golden Group in tutte le nostre serate. Ovviamente la nostra punta di diamante è il nostro locale, il Golden Beach, che ha avuto il venerdì più ballato della Liguria e un sabato ovviamente strepitoso. Come è nato il Golden Group, la storia? Ma guarda, il Golden Group è l'insieme delle realtà più importanti delle pubbliche relazioni e dell'organizzazione nel panorama ligure. E il Golden Group racchiude varie forze, vari personaggi del mondo della notte, e questo ha fatto sì di creare questo gruppo molto forte, leader delle pubbliche relazioni dell'organizzazione, soprattutto nel Ponente ma anche nel Levante Ligure. Qualche anticipazione sulla stagione invernale? Ma diciamo che intanto stasera abbiamo iniziato la grande qui al Macò. I prossimi appuntamenti saranno sabato 1 ottobre all'Alborada, dove inaugureremo appunto la stagione invernale con la piediscena e poi a seguire la discoteca. Grandissimo altro appuntamento giovedì 20 ottobre al B-Fly a Loano, la nuova location del porto, quindi vi aspettiamo numerosissimi. Le parole d'ordine qui sono libertà e trasgressione. Stiamo per entrare al Virgo, dove ci attende una strepitosa serata.
vocalist del Virgo. Samuele, che tipo di serate organizzate qui al Virgo? Allora, generalmente, anzi, diciamo che noi siamo specialmente una discoteca gay, quindi organizziamo serate gay friendly, ospitiamo tutti, quindi sia gay che trans, anche gli etero. L'unica cosa che cerchiamo è appunto la discrezione e la voglia di divertirci. Che cosa vuol dire trasgressione? Trasgressione è tutto ciò che ci fa divertire liberamente senza cercare l'obbligo della droga o dello stupefacente, il superalcolico in eccesso. Noi siamo tutte persone che cercano di divertirsi allo stesso modo, molto tranquille e serenamente. Per il resto è Virgo. Federico, cosa vuol dire trasgressione? Ma la trasgressione è un modo di essere, un modo di vivere le cose, le esperienze che ti capitano. E libertà? La libertà è questo. Grazie. È terminata anche la quarta puntata di Liguria Live. Io come al solito vi do appuntamento alla prossima settimana.